Quale fu una delle battaglie più sanguinose della storia? Sicuramente una delle battaglie più sanguinose della storia è la battaglia di Cannae, che si svolse nell'altopiano della Puglia, chiamato Cannae, in cui Annibale, in un solo giorno, riuscì a infliggere moltissime vittime all'esercito romano. A Cannae, nel 216 a.C., avvenne una delle battaglie più sanguinose della storia. Da una parte abbiamo Annibale, il generale cartaginese, abile e molto deciso a distruggere Roma. Dall'altra parte abbiamo l'esercito romano. In questa battaglia l'esercito romano fu distrutto, annientato da Annibale. Roma, per i parametri del tempo, fu sconfitta da Annibale, ma Roma non accetta la sconfitta. E qualche anno più avanti, nel 202 a.C., a Zama, in Africa, combatterà una battaglia in cui Scipione, che da quel momento verrà chiamato Scipione l'Africano, riuscì a vincere Annibale. Ciao, al prossimo video, vi aspetto.